Sono Vincenzo Nibali, uno dei 7 corridori che ha vinto i 3 Grand Tour. Mi chiamano lo squalo di Messina, ovvero lo squalo. La gente mi chiama lo squalo di Messina perché mi ha visto sempre un po' all'attacco, specialmente nei miei primi anni di carriera, anche attacchi un po' sconsiderati. Poi, piano piano ho cambiato leggermente il modo di correre, quegli attacchi li ho spostati più verso i finali, quindi in tante situazioni mi hanno permesso di portare a casa delle vittorie importantissime. La prima volta che ho sentito parlare del marchio Q36.5 di Luigi risale veramente a tanto tempo fa, del 2013. Ero campione italiano e in quel periodo stavo provando anche diversi materiali, tra cui mi vennero forniti direttamente da Luigi dei calzini con un tricolore, erano di un feeling sicuramente differente. Il mio progetto con Q36.5 è un progetto di lungo termine e questo mi entusiasma tantissimo, poter sviluppare anche tutta la novità dei prodotti, l'abbigliamento, nonché si è parlato anche tante volte in passato di svilupparli non solo su strada ma anche nel fuoristrada, in mountain bike, magari facendo qualche competizione di grande rilevanza e importanza come potrebbe essere la Cape Epic. Sarò consigliere del progetto Q36.5 Pro Cycling Team. Il progetto di creare questo nuovo team mi è stato presentato nel luglio del 2022 insieme a Luigi e Ivan Santaromita. Di base c'era un grande progetto strutturato e la voglia di crescere e di portare il team nei prossimi anni a cercare e conquistare nuove mete. Il mio ruolo in questa nuova avventura del team Q36.5 è un ruolo molto importante. Mi sto inserendo gradualmente perché chiaramente ho sempre visto le corse, ho sempre visto tutto con gli occhi dell'atleta, del corridore. Quindi quando si passa dall'altra parte ci sono tante novità con tutti i componenti del team, ovvero anche la parte manageriale e i direttori sportivi. Si va a valutare la prestazione dei corridori, cosa c'è da migliorare, sia nell'allenamento, nell'alimentazione, e portare la mia esperienza che ho accumulato in questi anni di carriera, essendo stato in tantissimi team, in team internazionali, e quindi prendere il meglio e averlo a disposizione nel nostro team.